Le zampe invece sono di forma molto diversa. Quelle mediane e posteriori sono piatte. Ciao a tutti e benvenuti nell'undicesimo video della seconda stagione del canale. Io sono Nicolò e in questo video vi parlerò di un'altra famiglia di insetti, la famiglia dei Gerinidi, che comprende circa 700 specie in tutto il mondo, delle quali soltanto 13 sono presenti in Italia. Bene, detto questo, direi che non ci resta altro che cominciare. La famiglia Gerinidae appartiene all'ordine dei coleotteri e al sottordine Adefaga. Ciò significa che sono strettamente imparentati con le famiglie dei Carabidi e dei Liticidi. Tutti i membri di questa famiglia vivono sulla superficie dell'acqua e hanno una forma del corpo molto simile, anche se le dimensioni vanno dai 3 mm ai 2 cm di alcune specie tropicali. Il corpo è di forma ellissoidale e ha un colore generalmente poco appariscente, di colore marrone scuro o nero, mentre soltanto in alcune specie sono presenti decorazioni, come ad esempio i nostrani Aulonogirus. Le caratteristiche peculiari che differenziano i Gerinidi da altre famiglie vicine sono principalmente tre, che sono gli occhi, le antenne e le zampe. In primo luogo le antenne sono molto corte e vengono tenute a livello dell'acqua, poiché in esse è presente un particolare organo, detto organo di Johnston, che permette a questi animali di percepire le minime increspature sulla superficie dell'acqua. Le zampe sono di forma molto diversa. Quelle mediane e posteriori sono corte e appiattite e vengono utilizzate per nuotare. Quelle anteriori invece sono molto allungate, tanto che in alcuni generi, come ad esempio Macrogyrus, esse possono essere lunghe quanto il corpo, se non di più. In genere queste zampe vengono utilizzate per catturare e poi trattenere la preda, ma nei maschi i tarsi anteriori sono provvisti di ventose, che vengono utilizzate per trattenere la femmina durante l'accoppiamento. Un'ultima caratteristica particolare dei Gerinidi sono gli occhi divisi in due parti, in modo tale che questi animali possono vedere sia sopra che sotto il livello dell'acqua in contemporanea. I Gerinidi sono dei micidiali predatori acquatici. Essi cacciano principalmente sulla superficie dell'acqua, dove predano insetti e altri piccoli invertebrati che vi cadono, ma sono in grado di immergersi e, nella maggior parte delle specie, di volare. Non sono animali sociali, anche se molto spesso è possibile osservarli in gruppo, ma questo dipende soprattutto dalla temperatura esterna e da quanta fame abbiano. Questi animali sono in grado di avvertire i loro simili di un pericolo nuotando velocemente in cerchio, e questo ha valso alla famiglia il nome inglese di Whirligig Beetles, cioè coleotteri trotola. Quando un predatore, ad esempio un pesce, decide di mangiarsi un Gerinide, che può sembrare una preda facile, scoprirà in realtà che questi insetti hanno anche delle difese chimiche. Sono in grado infatti di secernere una sostanza chiamata olio gerinidale che ha un sapore spiacevole. Dei test condotti in laboratorio dimostrano che i pesci, quando inghiottono un Gerinide e questo secerne questa sostanza, lo risputano subito. L'animale può così scappare indisturbato e salvarsi. E dopo aver parlato del comportamento e delle difese di questi animali, parliamo un po' del loro ciclo vitale. Infatti, dopo l'accoppiamento, le femmine di Gerinidi depositano le loro uova sott'acqua. E da queste uova nasceranno poi delle larve acquatiche che saranno predatrici attive come gli adulti, ma bentoniche, cioè vivranno sul fondale o fra le piante acquatiche. Queste larve avranno un corpo e delle zampe molto allungate. Inoltre presentano delle branchie a forma di piuma sui primi 8 segmenti addominali. Le loro mandibole sono allungate e ricurve e inoltre forate con un canale di suzione che permette effettivamente alla larva di nutrirsi. Una volta terminato questo stadio, le larve si trasformeranno in pupe, che si troveranno attaccate alle piante acquatiche, dalle quali poi fuoriuscirà l'insetto adulto. I
In Italia sono presenti 13 specie di girinidi, appartenenti ai generi Aulonogirus, Girinus e Orectoculus. Ora però un attimo di attenzione, perché le immagini che vi sto per mostrare potrebbero urtare il pubblico più sensibile. Questa è la mia collezione di girinidi. C'è niente! Sono più soli delle particelle di solido dell'acqualete. Quindi al momento ho soltanto due specie di girinidi. La prima è l'Orectoculus villosus, l'unica specie europea di un genere ampiamente diffuso in Asia e in Nord Africa. Questa specie è lunga dai 5,5 ai 6 mm e si riconosce per la peluria che ricopre le elitre e per la forma allungata. È una specie inconfondibile tra quelle italiane, a causa della pubescenza che ricopre l'intera parte superiore del corpo. L'Orectoculus vive nelle acque correnti, in particolare nei giri d'acqua che si formano tra le pietre, dove è attivo soprattutto di notte. La seconda e ultima specie che ho in collezione non è ancora stata identificata con certezza, anche se è molto probabile che si tratti di un Girinus urinator. Comunque questa qui. Carina, vero? Lo so che non si vede niente da qui perché è piccolissima, ma metterò qua una foto con ingrandimento. Quindi, dato che non è stata ancora identificata con certezza, magari ne riparlerò più avanti in un video dedicato. Bene, detto questo, io direi che il video si può concludere qui. Spero che vi sia piaciuto, in tal caso mettete un mi piace. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!